Perché devo coltivarlo questo seguito di fan? Perché è la mia vita, perché senza questo, poi dopo il futuro business non funziona. Quindi io ho bisogno di coltivare un gruppo crescente di persone, anche se poco poco alla volta, che sono appassionate, che mi danno supporto, che mi danno visibilità, che ne parlano ai loro amici, che mi danno feedback, suggerimenti e che sono interessate alle cose specifiche di cui io parlo. Io divento quindi il loro punto di riferimento principale per tutto ciò che è legato al campo di cui mi occupo, alla mia nicchia, che è quella di costruire un servizio utile agli altri, un servizio costruito intorno alle informazioni che può diventare economicamente sostenibile. Lo coltivo il seguito di fan perché voglio ascoltare esattamente quello che vogliono, i problemi che hanno, voglio creare un ecosistema con loro, una specie di comunità, non voglio tirare e indovinare degli infoprodotti da creare e poi da rifilargli. No, io mi voglio rendere utile a loro, guadagnarmi delle credenziali sul campo e poi ascoltandoli sul serio, per davvero queste persone, costruirgli delle cose che a loro servono. Come faccio per farlo? Beh, il metodo è abbastanza semplice, te l'ho già fatto vedere, ma ti ricordo i punti essenziali, e cioè mi faccio in quattro per creare reale valore, condivido le cose più interessanti che ho e do gratuitamente quello che tipicamente nel mondo normale, quelli che non stanno sul web, fanno pagare. Così guadagno quella credibilità e quella fiducia. Poi mi occupo di costruire immediatamente una lista di abbonati. Gli do subito qualcosa, non gli chiedo subito qualcosa. Ripeto, non gli chiedo subito qualcosa, gli do qualcosa, mi faccio apprezzare e poi dopo trovo un'occasione elegante e carina per ottenere il nome e l'email. Questo è come faccio io e come ti consiglio di fare. Cosa ho fatto dopo che ce l'ho il contatto diretto? Beh, mi occupo di accendere un po' di quelle che io chiamo le conversazioni micce, cioè attraverso quelle che possono essere newsletter, eventi, i commenti sul sito, le cose che mi arrivano via email, le domande su Facebook, nel forum, Q&A, FAQ, indagini, post, insomma, quello che vuoi tu. Io cerco di fare un sacco di domande, di innescare non solo conversazioni, ma di fare domande dirette e indirette per capire le persone di cosa hanno bisogno, quindi il segreto è proprio di creare le opportunità per queste domande. Ti ripeto, i metodi, i tools sono tantissimi, te ne ricordo solo quelli che stanno proprio a tua disposizione o mi hai visto usare a me in tante occasioni.